Amici di Battista 70 FOM, benvenuti alla 42esima puntata del nostro appuntamento settimanale. Mettiamoci la faccia. Devo dire che questa sarà una settimana piuttosto impegnativa, visto che si preparano diversi videoconfronti. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare del mio ultimo acquisto, di cui avete visto la videorecensione. Stiamo parlando del BlackBerry Z10, terminale davvero molto bello, molto prestante, ottima qualità audio, velocità di sistema, assolutamente un terminale molto valido, con il discorso delle notifiche raggruppate, non solo, poi c'è tutto un discorso di varie gesture che ci aiutano a usarlo in maniera davvero molto intuitiva. Ok, adesso arrivano mail a raffica, ve ne renderete conto dalla quantità di notifiche che andrete poi a sentire. Ho lasciato apposta il volume alto perché almeno avrete modo di rendervi conto di quanto stresso io i terminali. E stiamo un attimino cercando di capire come ottimizzare la batteria. Non lo so, oggi non mi sembra così prestante. Ieri sono arrivato dopo 14 ore ad avere ancora circa il 29%. Stiamo provando dei piccoli accorgimenti con gli amici Luca Viscardi, che ben conoscerete, e zerotac.it. Diciamo che alcuni accorgimenti stanno dando i loro frutti. Luca dice che secondo lui è un telefono abbastanza umorale, infatti, prendete la battuta, abbiamo detto che probabilmente è un telefono femmina e come si sveglia ha l'umore, diciamo, abbastanza altalenante. Vabbè, adesso scherzi a parte, non vorrei offendere il gentil sesso, lungi da me. Comunque, diciamo, gran terminale. Stiamo un attimino vedendo di riuscire a capire cosa disattivare per non far consumare troppo la batteria. Abbiamo già visto la sincronizzazione con le cartelle del computer, di metterla in manuale, disattivare il 4G perché tanto almeno da me non c'è, quindi è inutile che vada a fare la ricerca su tre reti anziché due, e qualche altra piccola cosettina. E comunque vabbè, poi vi terremo aggiornati. Che altri terminali ho a disposizione? Abbiamo un bellissimo LG Optimus G, di cui vabbè, ormai abbiamo già fatto la videorecensione del pre-serie, abbiamo già avuto anche la presentazione di Raffaele, quindi non ci spingeremo in un'ulteriore videorecensione, ma ci servirà per i confronti, perché vorrei fare comunque un confrontino con il BlackBerry. Piacerebbe molto confrontare questi due, fare una videorecensione e vedere un po' le differenze su Android. Poi non mi dispiacerebbe neanche confrontarlo con l'S3, in questo momento ho un modello Bordeaux nelle mie mani. Vabbè, comunque potete già vedere la differenza di display, ovviamente sapete che il nero sul Super AMOLED è molto accentuato, ma i colori sul IPS sono più reali. A parte che qua c'è anche un nero che non è assolutamente niente male, leggermente più sbiadito, ma devo dire che non è niente male per essere un IPS. Poi, volendo, abbiamo sempre a disposizione il nostro vecchio caro Galaxy Nexus, dotato di ROM 4.2.2. Questa è una Paranoid, ROM davvero molto bella. Notare la quantità di notifiche che mi ritrovo io là sopra. E non ultimo, non faremo confronti, ma avete visto ieri la video recensione dell'ottimo Nokia Lumia 620. Che dire, insomma, questa sarà una settimana diciamo piuttosto dura, ma anche divertente per il sottoscritto. E se non ci fanno sorprese, tra oggi e domani dovremmo ricevere anche HTC One. Di conseguenza avremo veramente di che sbizzarrirci. Vedrò di fare il più possibile, tenete conto che anche ci sono le vacanze di Pasqua, ho a casa i bambini, per cui vabbè, ovviamente dovrò dedicare del tempo anche a loro. Che altro dire? Vabbè, la videorecensione l'avete vista, si susseguono le solite, abbiamo varie news che si susseguono, però non vorrei stare a soffermarmi troppo. Insomma, diciamo che ci sono news positive e news negative, c'è parecchia gente che ha il dente avvelenato con una nota catena
di e-commerce, di cui non vado neanche più a fare il nome perché, visto il trattamento che ci ha riservato, non la voglio neanche nominare. Che come al solito mette tempi di attesa molto ristretti dalle disponibilità, poi la disponibilità diventa meno 13, poi meno 15, poi va a scendere, poi va a risalire. Noi ve l'avevamo detto in tempi non sospetti, circa 15 giorni fa, tramite la nostra talpa elvetica, che HTC One, salvo qualche raro modello in Inghilterra, qualcuno forse ha iniziato a riceverlo o lo riceverà presto da Clove. La data praticamente ufficiale era fine aprile, inizio maggio. Qualcuno ha detto: ma non è possibile, su quel sito lì che inizia per E, danno la disponibilità immediata a 13 giorni, 15 giorni e cose varie. E invece il sito lì continua adesso a rimandare la consegna. Noi avevamo detto che si parlava di fine aprile, inizio maggio, e la stessa data è quella dell'S4. Quindi la nostra talpa elvetica anche questa volta non ha sbagliato e ha avuto delle informazioni corrette. Quindi quando volete sapere una data di uscita di un prodotto, chiedete a noi che forse ne sappiamo qualcosina in più e non abbiamo interesse a dirvi balle per accaparrarci il preordine. Per di più, quando uno fa il preordine tramite questo noto sito, viene addirittura subito addebitato il costo, mentre altri siti più seri fanno l'addebito su carta di credito solo quando la merce parte, e questo mi sembra molto più corretto. Quindi è successo anche a me: prima ancora che partisse la merce mi sono ritrovato l'addebito. La merce poi mi è arrivata dopo aver pagato, mi sono passati 15-20 giorni, quando mi dava disponibilità a 3 giorni. Questo non è un modo corretto di operare, perché se io vi devo raccontare una palla, adesso aprirò lo shop online lunedì o martedì, e per il momento ci saranno solo le nostre cover e vari gadget, tipo la felpa, il cappellino, la maglietta. Magari un giorno avremo anche la possibilità di avere dei telefoni in anteprima. E io magari vi scriverò disponibile da subito, quando poi so già che mi arriverà tra un mese, per accaparrarmi l'ordine. No, questo non è il modo giusto di fare, mi dispiace, ma ci sono dei siti che si stanno comportando in maniera veramente scorretta. Cioè, io per accaparrarmi un ordine non me la sento di prendere per i fondelli la gente. Basta, questa forse sarà la puntata più corta che ho mai girato. Sono stato contagiato dalla bulgarite, però mi andava solo di parlare un attimino, di fare due chiacchiere e di avvisarvi su quello che succederà nei prossimi giorni. Le notizie le avete lette, si susseguono i vari confronti, c'è già chi sta facendo video confronti sulla carta senza avere i terminali in mano tra One ed S4. La cosa mi sembra anche un po' avventata, direi che forse è meglio aspettare di averli in mano, testarli una settimana e vedere la reale consistenza e prestazioni, soprattutto anche a livello di autonomia di questi terminali, che diciamo la batteria è la cosa che in generale preoccupa un pochettino tutti, perché c'è molta evoluzione nei processori, ma le batterie pare che rimangano sempre le stesse. Io sentivo parlare di batterie, adesso non so, anodi, ioni, di silice, qualcosa del genere, che dovrebbero triplicare le prestazioni. Se ne parla, ma non si vedono. E continuiamo con le batterie al litio, che dopo 6 ore, 7 ore, 8 ore al massimo, ci lasciano a piedi. Boh, speriamo che non evoluzioni delle batterie a questo punto. Niente, dai, ne approfitto per augurarvi buona Pasqua a voi, ai vostri cari, ai vostri familiari, alle vostre fidanzate, ai vostri amanti o chi per esso. Ciao da Loris, alias Battista 70, per Battista 70. Battisti 70, phone, the human sensor technology.